potente. Poi ragazzi, qua Axel, oggi mi ricordo, ci sono solo i ragazzi. Oggi sono qui a presentarvi un video specialerrimo a pala. Perché ragazzi, come potete ben vedere, il post della pagina Facebook è arrivato a 1034 mi piace. E ragazzi, cioè, un mio post non aveva mai raggiunto così tanti mi piace. Quindi ho detto, ma dobbiamo farla, dobbiamo far cosa? La recensione di Cristiano Ronaldo in forma. Allora, ci tengo subito a dire ragazzi che questo giocatore io non l'ho comprato, ma me l'ha prestato il sito che io consiglio, FIFA Coin Stash. Ragazzi, sono stati di una disponibilità tremenda, perché pensate un attimo che uno vi venga a chiedere un giocatore che vale all'incirca 4 milioni di crediti, la reazione che voi fareste. Quindi cioè, sono stati veramente gentilissimi a darmelo. E infatti ragazzi, ci tenevo a dire che nel caso in cui pink palerò questo giocatore, credo di pink palarlo per la prima volta solo con le persone che hanno già comprato da FIFA Coin Stash. E poi nel caso in cui io vinca, lo pink palerò ovviamente contro tutti voi. Comunque questo è ancora da decidere. Poi riguardo sempre un attimo a sta storia che me l'hanno prestato o no, volevo un attimo dirvi alcune cose. Innanzitutto ragazzi, so che ad alcuni di voi può dar fastidio, a me sta cosa dispiace alla grande, però alla fine io a voi non rubo niente, non faccio niente. E come potete ben sapere, quando posso fare qualcosa per voi lo faccio. Come ad esempio ho chiesto di far abbassare i prezzi dei crediti. Infatti ad esempio sulla pagina Facebook uno mi aveva scritto XD, non è giusto che tu hai queste cose potenti. E io ho detto io cosa ti rubo a te? Io alla fine ci ho messo impegno, costanza e anche soldi per arrivare dove sono adesso. Ovviamente questo è tutto grazie a voi. E ora finalmente posso godere dei benefici, ecco, di essere diciamo a questi livelli, che per me sono tantissimi, altissimi. Quindi non vedo neanche cosa ci sia tanto di male. E quindi basta ragazzi, era un po' questa la spiegazione. Bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo subito a... Bando alle ciance, ciancio... Ma bando alle ciance, ciancio alle bande ragazzi, iniziamo subito con questa recensione. Innanzitutto questa qua è la squadra con cui l'ho utilizzato, un 4-3-3-4, quindi in cui è diciamo un 4-3 offensivo. E ragazzi, mi ci sono trovato non bene ma proprio alla grande. Ragazzi, ma andiamo subito a vedere anche per quante partite l'ho provato per adesso. Innanzitutto l'ho utilizzato per 9 partite, in queste 9 partite mi ha fatto 9 gol e 2 assist, quindi mi sembra una media abbastanza paurosa. Poi se contate che nella realtà in 15 partite ha fatto 218 gol, non mi sembra affatto male. Ma andiamo subito ad esaminare le sue statistiche. Ragazzi, innanzitutto Cristiano Ronaldo si presenta con un 93 di rating, quindi ha avuto un upgrade di un valore, da 92 è passato a 93. Su carta quali statistiche ha? 93 velocità, 92 di tiro, 80 di passaggio, 92 di rating, 49 di difesa e 87 di colpo di testa. 4 stelle piede debole, 5 stelle di mossa abilità e come rating ha alto basso e ha un'altezza di 185 cm. Statisticamente parlando ragazzi, è uno dei pochi giocatori che riflette le statistiche che ha diciamo sulla carta, quindi già questa mi sembra una magicata. Ma se andiamo a vedere le statistiche di Footed, sono altrettanto potenti. Infatti ha quasi tutti i valori sopra il 90. Ma in che cosa eccelle? Eccelle nel controllo palla, nella potenza del tiro, nei long shot, nella finalizzazione. Poi vabbè, se andiamo a vedere le sue caratteristiche fisiche, ragazzi è un magicone, ha 91 di accelerazione, 96 di agilità, 96 nel colpire di testa e nel saltare, 98 nella reazione, 95 di scatti diciamo, e 99 di resistenza, quindi non mi sembra affatto male. Sommando tutte le sue statistiche ha appunto le statistiche totali di un valore di 493. Ma andiamo subito a vedere invece il suo prezzo si aggira sia su Xbox che su Play attorno ai 4-5 milioni, ma di queste carte è impossibile determinare un prezzo deciso, poiché cambiano ogni giorno il prezzo, ma anche di molto, come può scendere, come si può abbassare di un milione, ma come anche può salire, quindi è una cosa abbastanza ambigua. Andiamo adesso invece ad esaminarlo sul campo. Cosa fa sul campo ragazzi? Fa tutto, è veramente un giocatore completo, a me è piaciuto veramente un sacco. Segna, fa assist, tira calci d'angolo che sono delle robe potenti, stessa cosa per le punizioni. Mi è piaciuto veramente tanto. Ma in che cosa secondo me appunto provandolo eccelle? Allora, nella velocità ha una velocità mostruosa, ha 93 di velocità e ragazzi questa 93 di velocità si sente e si vede veramente tanto. Ma poi nel dribbling, come sapete, io sono una persona a cui piace skillare, quindi usarlo è veramente, cioè,
voi vi trovate bene. È bello giocarsi proprio con questo giocatore. Quindi, boh, a me piace veramente un sacco, ma veramente tantissimo. Comunque, andiamo subito a parlare del modulo su cui io consiglio di utilizzarlo e del ruolo. Come avete visto, io l'ho utilizzato in un 4-3-3, ma si può anche utilizzare in un 4-3-2-1. O meglio, secondo me, Cristiano Ronaldo si deve utilizzare in moduli che hanno le ali. Perché non usarlo come esterno? Perché, ragazzi, secondo me è abbastanza sprecato pensando a quanto lo avete pagato. Perché spendere 4 milioni per un esterno non mi sembra sta gran magicata. Perché? Perché solitamente, non so se avete fatto caso, nel 3-5-2 sugli gli esterni contano molto non nell'andare a segnare, bensì nell'andare a crossare. E infatti Cristiano Ronaldo, che ha una finalizzazione, dei long shot e una potenza del tiro i quali superano i 95, non va sicuramente personalmente utilizzato come esterno. Quindi cosa vi consiglio io? Vi consiglio di utilizzarlo come ala o come ATS nei moduli rispettivamente 4-3-3 e 4-3-2-1. Poi ovviamente va a preferenze. Ragazzi, Cristiano Ronaldo fa anche degli assist, fa tutto veramente, è bravo nello scartare, come vedete qua riesce a scartare tranquillamente il portiere. Ma invece con che chemistry style io lo consiglio? Ragazzi, lo posso consigliare con cannoniere. Il cannoniere aumenta, che è quello appunto con cui l'ho utilizzato io, aumenta il tiro, il dribbling e il colpo di testa. Invece, se no, potete anche utilizzare predatore, che aumenta dribbling e passaggio. Anche se personalmente vi consiglio la grande cannoniere. Ragazzi, a fine del video vi farò anche vedere, quindi, in poche parole, i pro e i contro di questo giocatore. Perché contro? Perché sì, ragazzi, un contro ce l'ha. È un giocatore che costa troppo. Perché, ragazzi, voi potete anche immaginare, va bene, Cristiano Ronaldo, oh mio Dio, è in forma, ci sta che costi 5 milioni. Ma ovviamente, ragazzi, pochissime persone se lo possono permettere. E a me sembra un po' una scemata fare questi giocatori per poi non utilizzarli. Quindi, se il prezzo di Cristiano Ronaldo si abbassasse un po', in forma, io ovviamente intendo, lo consiglio, ma proprio alla grande. Ma dico, si abbassi anche a 1 milione, ma... cosa che non succederà mai. Ma appunto, proprio perché secondo me è un giocatore che molti dovrebbero provare, perché potrebbe piacere veramente un macello. Ragazzi, invece come pro metterò una caratteristica abbastanza speciale che ho notato io, che è quella del carro armato. Che cos'è questa caratteristica, diciamo? Ragazzi, Cristiano Ronaldo secondo me ha la caratteristica, scusate la ripetizione di parole, di andare sempre sulla palla, andare a prenderla. Come vedete, lui in queste clip la perdeva, ma dopo averla persa, cioè, della serie non si molla un cazzo, la va subito a riprendere, la riprende e poi fa ripartire un'altra azione dalla quale può scaturire un gol, oppure anche, boh, delle cose abbastanza ambigue. Quindi, ragazzi, questa qua per me è veramente una specialità di un giocatore, quella di perdere palla, ma di andarla subito a recuperare. Questa non è la forza fisica, perché come avete visto, di forza fisica a 80, per me è proprio il fisico in sé, i suoi 185 cm gli fanno fare determinate cose. Per me queste determinate cose sono queste. Infatti, comunque, ragazzi, adesso vediamo un po' la schermata. Innanzitutto, chi mi ha fatto questa schermata, come anche la miniatura del video, me l'ha fatta Orgasmic HD. È uno youtuber che fa sia lavori grafici sia anche video di FIFA. L'avevo già sponsorizzato, ma ci tengo a rifarlo perché è stato veramente gentilissimo. Il suo canale lo trovate in descrizione. Comunque, ripeto, si chiama Orgasmic HD. Guardiamo subito i pro e i contro, quindi, di questo giocatore. I pro: il dribbling è una cosa fantastica, velocità idem, la finalizzazione, ragazzi, come avete visto, a 99 di finalizzazione ogni tiro, non dico che è gol, ma veramente è bellissimo, fa dei tiri potentissimi, quindi mi è piaciuto un sacco. Ma soprattutto carro armato, ripeto, è quella specialità che perché secondo me permette al giocatore di andare subito a riprendere palla una volta persa, e per me è veramente una caratteristica che serve ad un giocatore. Invece, con che stile di intesa lo consiglio con cannoniere. Ripetiamo, cannoniere cosa fa? Aumenta il tiro, il dribbling e colpo di testa. Diamo un voto finale a questo giocatore? Ragazzi, secondo me da 1 a 10 questo giocatore vale 9 e mezzo, perché non vale 10 su 10, ve lo ripeto, per il prezzo costa veramente troppo, in poche persone se lo possono permettere, quindi non è che sia tanto una magicata. Perché, dato che poche persone se lo possono permettere, non ha senso mettere 10. 10 lo metterò solo quel giocatore il cui rapporto qualità-prezzo è ottimo e ovviamente ha delle statistiche, delle caratteristiche che lo fanno diventare una bestia veramente in campo. Quindi, ragazzi, detto questo, questa recensione è finita. Spero che vi sia piaciuto. Ovviamente vi ridico appunto che questa qua è la mia seconda recensione, quindi vi chiederei magari nei commenti di scrivermi un pregio e un difetto di questo video, così che appunto io veda in cosa posso migliorare e su che aspetti posso puntare, diciamo, i miei punti di forza e i miei punti di debolezza. Inoltre, ragazzi, vi riparlo un attimo del Pink Pale. Allora, io adesso ovviamente ho già chiesto all'admin se potevo farlo.
Lui è stato così gentile a dirmi di sì, ragazzi. Quindi potete solo capire, ovviamente, che non ci si può non fidare di una persona simile. Ma che poi è stato veramente disponibile. È disponibile anche con voi, perché alla fine io potrò mettere in palio un giocatore che vale 5 milioni di crediti. Però, ragazzi, io ho deciso di fare una piccola cosa. Magari adesso aspetto un attimo a pingpalarlo, poiché spero veramente che anche voi, anche qualcuno di voi che parteciperà al pingpale, se appunto vorrebbe dei crediti, li comprasse da questo sito, perché mi sembra anche un atto di gentilezza che si può fare all'admin di questo sito. Io infatti ho già comprato dei crediti, perché ragazzi non si può non ringraziarlo così, su questo sito, su FIFA Coin Stash, e ci tengo anche voi che lo facciate. Quindi farò un attimo, darò magari una o due settimane, magari anche pochi giorni prima di pingpalare questo giocatore. Però appunto nella speranza che qualcuno di voi comprerà questo giocatore, che comprerà i crediti. Infatti vedrò se fare magari prima un pingpale dove estrarrò una persona a caso tra tutte le persone che hanno già comprato su quel sito, in modo tale da poter giocare contro le persone che hanno già aiutato passivamente l'admin. E poi nel caso in cui io vincerò, lo farò anche contro tutti. Ne farò un altro, e ovviamente a quello lì ci potranno partecipare tutti. Comunque questo è ancora tutto da vedere, dove dirò appunto cosa farò e cose varie sulla pagina Facebook. Quindi ricordate di seguirmi anche sulla pagina Facebook. Ragazzi, detto questo, io vi posso anche salutare. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi riscuso, o meglio, vi chiedo gentilmente di non arrabbiarvi con me se io ho queste possibilità. Ma ragazzi, ci tengo anche, vorrei vedere chi non le sfruttasse. Poi dopo anche che ci ho speso magari nel PVR, come adesso che ho appena comprato una webcam che mi arriverà martedì, quindi vi immaginerete che webcam farò, è anche giusto sfruttare le occasioni che si hanno. Quindi vi prego, vi scongiuro, siate contenti con me. Quindi ragazzi, detto questo, io vi saluto e vi dico potente. A palla, al prossimo video, bolla!